What a tutti ciurma e benvenuti a Reggio Green in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo riusciti a completare il capitolo 3 con non poche difficoltà in effetti. Perché ragazzi, sì, è pieno di stronzi praticamente che fanno due coglioni grossi così. Quindi a fine capitolo abbiamo affrontato il mostro del lago. Il povero Leon ha sputato sangue, quindi come se fosse ovviamente tutto assolutamente normale. E quindi adesso non ci resta che continuare. Riusciremo a trovare Ashley prima o poi? Spero sinceramente di no. Quindi dopo aver tossito sangue improvvisamente Leon perde conoscenza. Qualcosa dimora nel suo corpo, lo consuma silenziosamente dall'interno. Deve trovare Ashley prima che sia troppo tardi. Esatto. Ha inizio adesso. All'alba tu ti unirai al nostro culto, accolto dalla mia benedizione per sempre. Ma magari se me lo dici con quei vermi, ma magari uno non ci tiene. Oddio, visto quello che ti ha iniettato il caro omone, è molto plausibile la cosa, Leon. Fossi in te mi preoccuperei, porca vacchetta. Vabbè, sta imbarcando acqua, stiamo imbarcando acqua. Direi di darci una mossa, possibilmente. È bello che ci sia pure questo mini riassunto, ragazzi, all'inizio di ogni capitolo. È bello, bello. Benissimo, se riusciti ad arrivare all'altra parte del lago, ce l'abbiamo fatta. Condor 1 a Nido, mi ricevi? Condor 1, sei stato in silenzio radio per 3 ore. Ho fatto un sonnellino, sai com'è? Sì, sto bene. Non succederà più. E la chiesa? Sto ancora cercando una specie di chiave. Ricevuto. Almeno stai bene. Chiudo. Sto benissimo, guarda. A parte l'infezione che ho in corpo, va tutto davvero alla grande. Fantastico. Allora, vediamo un pochettino. Ok, il nostro obiettivo attualmente è vero, quello di trovare comunque la chiave della chiesa. Ma era scritto in quel biglietto che avevamo trovato tutto mezzo sgrammaticato. Sarebbe stato appunto dalla parte opposta del lago. Noi adesso dalla parte opposta del lago ci siamo arrivati, però. Oddio, il cappello di uno di quei poveracci che mi hanno accompagnato. Va bene, rumori molesti a parte. A me interessa soltanto la chiave, vi prego. Il vecchiaccio che vediamo pure nei nostri peggiori incubi. Ecco, già sti suoni non mi piacciono. Comunque ricarichiamo un attimino le armi, ragazzi, visto che ci siamo. Perfetto, abbiamo... Bello che mentre ricarica comunque si mette la torcia tipo sul petto. Comunque così ci rende in ogni caso possibile la visuale, ovviamente, perché qua è tutto abbastanza buio e tetro, io direi. Qua ci indica qualcosa, nello specifico sembrerebbe di no. Niente tesori, più o meno così sembrerebbe. Oddio ragazzi, questa situazione mi sta mettendo un po' a disagio, non so voi, ma non so perché. Oh no, è uno di quelli schifi. È il primo che vediamo, ragazzi. Madonna, quanto è resistente. È il primo che vediamo da inizio gioco. Sì, sono sempre io. Cioè, oddio. Sì, sempre io. Cioè, ormai non dovrei... La puta madre che te parió. Non dovrei più essere tanto forastero. Ormai mi conoscete tutti. Oh no. Raga, è difficile. Oddio, non me li... Oddio, sono nella merda pupù. A parte me sto portando ancora presso ste cazzo di vipere. Perché? Niente, raga, miscela di piante. Curiamoci assolutamente. Ma la situazione è critica, perché sono resistenti. Ecco, fantastico non aver ricaricato prima. Veramente la fessa di tua sorella. Oh! Ma tua madre!
Comincio ad essere seriamente preoccupata. Che cazzo veramente. Mamma mia, raga, quanti colpi servono. Non c'è tanto da scherzare, eh. Ma la questione della sfida delle vipere, scusate, non l'avevo fatta? Penso di sì, perché me la sto ancora portando appresso? Vabbè, in ogni caso, questo adesso non ci interessa. Mi interessa il fatto che questi nemici siano belli tosti, ragazzi, e che mi stiano dando comunque piante verdi, ecco. Pipistrelli a parte, Batman da ste parti non ce lo vedo, sinceramente. Che razza di posto è? Tutto può essere, è un posto in cui non ci piacerà andare, Leon, molto probabilmente. Quindi preparate, perché io sto cercando di prepararmi psicologicamente. E questo è l'oggetto che ci serve, non vorrei dire, ma mi sa che è proprio quello. Lo stesso che ho visto in chiesa. Eh sì, bisogna mettere qualcosa. Ah, forse è proprio questi, no. Io che speravo di aver risolto il problema, ma... Questa è la chiave. Sì, probabilmente questa è la chiave, ma ci servono altre due robe per poterla prendere, mi sembra. È il lago. Sì, cioè ci sono affreschi di qualsiasi cosa. Ok, ma perché mi ha aperto la mappa? Mo vorrei capire, sinceramente. Luogo dipinto del murale, ho capito, ma perché mi ha aperto la mappa da solo? Esamina i due luoghi. Ah, ok, sì, perché erano dipinti nel murale, va benissimo. Quindi mo. Ci dobbiamo arrivare, praticamente, mi sembra di capire. Madonna, è lunga la questione, ragazzi, per poter arrivare a sta stracazzo di chiesa. Ah, sono uscita dall'altra parte, non stavo capendo, mi ha portato direttamente di qua. Così che possiamo andare direttamente. C'è qualcuno che mi procura un uovo di gallina dorato. Vendi un uovo dorato. Va bene, ok, cercherò di ricordarmelo. Non so, non assicuro, perché la mia memoria fa sempre un po' cilecca riguardo queste cose. Quindi dobbiamo andare di qua, ragazzi, a sinistra, sperando di non incontrare altre cose spiacevoli. Cerchiamo di colpire i barili. È giusto l'attracco di qua? No, ma di qua mi sa che c'è un tesoro. Oddio, piano. Se no ci schiantiamo, Leon, che già sta barchetta stava imbarcando acqua. Quindi, visto che ci sono, ovviamente, ragazzi, io cerco di prendere tutto quello che posso. Qua possiamo aprire, ce l'abbiamo, una chiave no, quindi mi fotto tantissimo. E credo che il tesoro fosse proprio quello. No, ma credo che il tesoro fosse proprio in quel cassetto, ragazzi, quindi niente da fare. Però qua si può salire. E Leon ovviamente salirà e salirà, perché qua c'è il caro Eusti. Carissimo Eusti, buonasera. Allora, antica pipa, intanto, ragazzi, può essere venduta. Pure le lacrime viola e le vipere, ovviamente. Può essere usato. Ah, può essere usato per ripristinare la salute. Che schifo! Cioè, mangiarsi la vipera. La vipera cruda, che porcheria, con tutti i parassiti e tutto quello che può avere. Però vabbè, allora, a parte tutto, ragazzi, potenziamenti armi. Allora, visto che ci siamo, ragazzi, io comunque direi di... Allora, aumentare la potenza del fucile, ecco. Comunque le pesate ce le abbiamo. La potenza della pistola, che te ne pare, comunque, amico? Che sono quelle che uso più a distanza ravvicinata. Ah, cavolo, abbiamo l'estensione valigetta. Potrebbe essere proprio utile. Però niente, l'avessi visto prima di comprare potenziamenti. Vedi? Visto che ci sono, ovviamente ho salvato la partita, ragazzi. Quindi adesso non ci resta che tornare alla barca e cercare di raggiungere quest'altro benedettissimo luogo di interesse, che dovrebbe essere di qua. Quindi andiamo dritto. Ah, l'attracco era giusto qua, infatti. Mi sembrava di averlo visto. Allora, dopo aver sbattuto un po' la barca a destra e a manca, dire: Madonna santa, sì, però calma. Troppa foga, Leon. Ti devi dare una calmata, tesoro. Ok, benissimo. Allora, qua dovrebbe esserci il luogo che ci interessa, quello che era rappresentato sull'affresco. Questa niente. È chiusa, quindi niente da fare. Andiamo di qua. Allora, sto posto comunque, raga, esteticamente parlando, è fatto benissimo. Stalagmite, stalattiti compresi, ovviamente, ma proprio l'aspetto delle mura è una cosa stupenda, ragazzi. Io farei così. Ecco, quando c'è la possibilità, lo faccio. In momenti non troppo concitati, non troppo di delirio, si può fare. Ciao, bello di casa.
Oddio, oddio, ecco. Tipo, quando manchi così tanto l'obiettivo non è per niente piacevole. Intanto, visto che ci siamo, direi di mangiarcela una vipera. Ecco, buona a sapersi comunque. Buona a sapersi che c'è pure la mafla fessa di tua sorella. L'organizzazione della valigetta, ragazzi, automatica è una cosa bellissima. Meglio allontanarsi prima di esplodere. Ce la posso fare? E dai, è so due volte, tre volte. No, vabbè, raga, ma porca di quella. Allora, mi sto innervosendo non poco, se la devo dire tutta. Pezzo di merda, ti sei deciso adesso a venire? Manna, ah no, non era lui, non era lui. Spara, Leon! Ragazzi, io non so se ci stiamo rendendo conto della situazione, cioè di quello che è successo. Nel momento esatto in cui ho sparato, ha colpito il candelotto al volo. Cioè, una cosa che io non avrei potuto fare neanche se l'avessi voluto. Veramente, veramente pazzesco tutto ciò, ragazzi. Veramente pazzesco. Ecco, via fuoco, che è meglio. Così magari crepa. Ecco, come no. Ma muore, è morto. Ok, almeno una testa sono riuscito a farla saltare. Ecco. Abbiamo avuto culo, ragazzi, che questo abbia preso fuoco. Così ci siamo almeno risparmiati di doverlo ammazzare. Ok, adesso non faccio più l'errore, ragazzi, di non ricaricarmi le armi quando posso. Quindi quando lo posso fare in santa pace, lo faccio. Le vipere quindi possono essere utili, ragazzi. Dovrò farci più attenzione. Intanto procedemus, vediamo se riusciamo ad arrivare nel luogo di interesse che ci interessa. Scusate il gioco di parole. Ah, qua si può salire, perché molto probabilmente qua sopra c'è un tesoro, se mi sembra così di capire dalla mappa. Ecco qua, eccolo qua il tesoro. Niente, lo dovrò raccogliere una volta arrivata giù. Tua hermana è su una puta di merda, hijo de put de mil put. È terribile tutto ciò, ragazzi. È veramente terribile. Cioè, il fatto che adesso, tra l'altro, si possano pure trasformare è brutto, capite? Intanto, meglio fare così, molto più comodo. Eppure tu... Ma da dove cazzo arrivano tutti questi? Io vorrei capire, sarebbe bello capirlo, da dove cazzo sbucano tutti sti maledetti bastardi. No, raga, è terribile. Assolutamente terribile. Ok, salta in aria, che se te dovessi trasformare ci fai un favore. Si sta trasformando, vero? Assolutamente sì, quindi meglio ucciderlo prima. Oddio, 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 oddio. Mamma mia, raga, che scusa, fatica. Sono scivolato. Leon, il solito spiritosone. È una fatica, raga. È di una fatica. Pazzesco, io non mi ricordo se l'originale era così complicato, sinceramente. Allora, qua non possiamo aprire. Ah, ecco, è sto coso che ci interessa. Stupendo, come faccio a sapere cosa minchia devo premere, scusate. Chiedo per un amico. Come faccio a sapere cosa... Ah, forse, aspettate. Forse ci sono, perché su queste colonne ci sono dei simboli. È una parola a ricordarsene. Poi quale sarà l'ordine, tra l'altro? L'ordine non importa. Qua sotto c'è un altro, cioè su questa ce n'è un altro, però si può vedere solo da sotto. Sembrano due palle. Boh, chissà quale sarà l'ordine, ragazzi. Forse queste due palle sono le ultime. Se li guardiamo arrivando da qui, allora dovrebbe essere questo. Non è molto chiaro come sono disegnati sti cosi, ragazzi, veramente. Cioè, perché, allora, sti due simboli li unisce, cioè, in due dei bottoni. Perché? Non è che mi sono persa qualche altra cosa, no? Ah, ecco, vedete? Quindi, allora, il fatto è che sembrano sempre due palle, cioè... C'è sta poco da fa, sembrano sempre due palle. Ok, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Beh, ovviamente non è che le potessero disegnare proprio tale e quella gli spiccicati, visto che sto su colonne, sto poveraccio. Testa della postata. Ok, bello l'effetto del sangue che cola, davvero molto pittoresco. Quindi adesso possiamo ovviamente dirigerci dall'altra parte. È bello che ci mettano questa piccola scorciatroia che ci conduce direttamente alla barca di regola. Salve signore, scusi si è accorto della mia presenza? Ed come sempre devo prendere fuoco. Però se lui prende fuoco e muore,
è molto più bello. Io ragazzi veramente non so cosa dire. A volte se fa prima a lanciare una granata. Infatti bello. Sì. Mi scusi signore, doveva andare così. Ecco, allora raccogliamo tutto quanto. Ce ne fate, ci fate andare via in santa pace per favore. Ah, di qua tra l'altro doveva essere caduto il tesoro. Però ovviamente siccome ci devono mettere il cacacazzo come sempre, via dalle palle. Io comunque lo raccolgo, la prima viola. Apriamo pure quest'altro barile. Sì, vabbè. Ok, doppio calcio rotante della vita. Scusate ragazzi, ma veramente, cioè non è che posso sta a perdere tutte le volte 3 ore. Di qua probabilmente adesso possiamo aprire. Ovviamente sì. Per velocizzarci la strada. E qui c'è la nostra barchetta. Quindi direi di non perdere più tempo ragazzi, perché qua ovviamente ogni volta se ne vanno una fracca di munizioni incredibili. Quindi adesso dobbiamo tornare completamente dall'altra parte del lago. Cioè raga, non è uno scherzo il viaggetto che ci si deve fare, eh. Vediamo di tornare dall'altra parte, sperando di non fare brutti incontri. Allora qua possiamo attraccare, magari possiamo raccogliere qualcosa di utile. Ci sono anche i polli. Magari riusciamo a trovare l'uovo dorato che ci serve. Uovo. Lacrima viola, ottimo. Forse era questo il tesoro che ci indicava. Probabilmente sì, perché non risulta più. Uovo marrone per le uova d'oro. Eccolo qua, ma è fantastico. Quindi altra sfida fatta ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Ci siamo fermati pure sull'isola delle galline. Ed è stata una fermata davvero molto proficua. Per cui dritto di qua e poi a destra. Forse ci dovremmo infilare qui da qualche parte probabilmente. Infatti non te schianta Leon, per carità di Dio. Ecco qua l'attracco, ecco qua l'attracco. Piano, piano, piano. Che Leon è pericolosissimo ragazzi alla guida di veicoli. Non gli erate veicoli in mano a Leon, perché veramente può essere brutta la situazione. Allora, qua per fortuna mi sa che ci mettono direttamente di fronte ai bottoni da premere. Quindi niente altre rotture di palle con vari contadini bastardi. E mo qua voglio ridere. I simboli sono gli stessi, però bisogna vedere dove li devo guardare. Allora ce n'è uno qua, un altro qua, tre linee. Che cazzo sono queste tre linee? Oddio. E st'altra robetta qua. Intanto apriamo. Munizioni fucile, che è una cosa meravigliosa. Quanti cazzo di simboli ci sono? No, vabbè, raga. Come faccio a ricordarmeli tutti? Non è possibile. A parte che qual è l'ordine? Cioè, non è molto chiaro qual è l'ordine. Ah, prima sta specie di B. Poi ci stanno quelle tre lineette. Poi sta mezza specie di panza. E poi ste tre O. C'ho i miei grossi dubbi, ragazzi, veramente. Allora, anche perché non è che sono molto simili queste cose. Oh, sta specie di B. Quale sarà sta specie di B? B. Lineette. Specie di panza, che io non vedo niente che assomigli a una panza, in effetti. Forse l'avrei dovuto guardare da un'altra prospettiva. A parte che i simboli sono tre, ovviamente. Allora, probabilmente il primo è questo comunque, visto al contrario. Poi le tre lineette. No, così. Ah, è così. Ok, ok. Pensavo di fare molta più fatica. Dai, belle notizie, le belle notizie. Le notizie che ci piacciono, come le munizioni per la carabina e tutta sta bella robetta. Ok, e questa è la testa del blasfemo. Per cui adesso possiamo tornare finalmente di là, prendere la chiave che ci serve per accedere alla benedetta chiesa. Cioè ragazzi, abbiamo fatto più giri qua per andare alla maledetta chiesa che per fare altro. Cioè è una cosa veramente pazzesca. Eccoci qua, rientriamo. Dovremmo essere arrivati. Infatti l'attracco è esattamente questo qua. Fantastico. Spero di non incontrare troppe altre situazioni spinose. Ok ragazzi, andiamo. Vediamo finalmente se riusciamo a recuperarla sta benedetta chiave. Ci siamo, quindi testa di uno. Ok, testa di uno e ce l'abbiamo. Scusate ragazzi, c'è stato un piccolo momento così come al solito con la registrazione. E testa dell'altro. Ecco qua. Oh, finalmente. Stemma di sta stramaledetta chiesa, direi. Condor 1 a Nido, ho trovato la chiave della chiesa. Ok, ora raggiungi Aquila Reale. Giusto, non perdiamo tempo. Ora vado. Condor 1, chiudo. C'era bisogno che me lo dicesse lei?
Lo so che devo raggiungere Aquila Reale. La sto cercando da 3 anni. Quindi, la barchetta ce l'abbiamo. La chiave per accedere alla chiesa ce l'abbiamo. Benissimo, ragazzi. Allora, stavolta non ci fermiamo da Eusti, perché veramente sono impaziente di tornare a sta benedetta chiesa, di mettere sta maledetta chiave. Ecco qua. Sembra, ragazzi, che sta chiesa sia peggio non lo so, della Casa Bianca, peggio del Vaticano, cioè irraggiungibile, va bene. Cioè, se tu pensi solo di andarci, ti acchiappano e ti distruggono. Vedete? Vedete che succede? Cristo santo! Ecco qua! Che bello! Bellissimo, sei veramente bellissimo. Sconfiggi il gigante, non vedevo l'ora di avere a che fare anche con lui, con i suoi piedi zozzi e luridi. Ecco qua, era quello che non volevo, Crippio. Era proprio quello che non volevo, che mi acchiappasse con le sue mani luride. Mamma mia, ricarica Leon. Questo, raga, è un guaio. È un guaio. C'è altro che posso fare? Oddio, oddio, mi prenderà. No, non penso ci sia molto altro che io posso fare. Scusa, omone. Mi devi scusare, veramente, gigantone, ma... Cioè, io qua ci sono capitata. Non so che cosa t'hanno detto. Ecco, quei piedoni. Devi stare buono. No! Anche tu hai vermi? Oddio, lo schifo, no! Oddio, che fai? Oddio, ecco, l'ho mancata la... Ok, è stato orribile. Concordo, cioè lo affermo proprio. È stato assolutamente orribile. Però non credo che possiamo andare d'accordo. Ecco, avrei potuto schivare. Ho visto il bottone, ma non l'ho fatto. Fantastico. La vedo male, ragazzi. Malissimo. Immagino dover colpire lo schifo, no? Che schifo, veramente. Che schifo. Lo so. Oddio, ti sei ritirato? Mi dissocio nel dubbio, ma... Che, raga, non so come abbia fatto a non prendermi, ma ho avuto veramente una grande botta di culo. Lupo! Ehi, il cane di prima. Non è un cane, è un lupo. Non è cane, non è lupo. Sa soltanto quello che non è. Attento, bello. Attento. Vabbè, ma lui è molto più agile di me. Non ha bisogno, ecco, di questi consigli stupidi da parte mia. Assolutamente non ne ha bisogno. Quindi un altro coltello sprecato, meraviglioso. Intanto creo questa miscela di piante. Direi di usarla, visto che ci siamo. Non è che avessi molta altra scelta. Ma che fa il cane, quindi? Lo distrae? Fa qualcosa? Oddio, non credo, perché... Oddio, sii attento! Mi farebbe comodo. Al culone, alle chiappone. È riuscito lo schifo. Oddio, se ti muovi così tanto però mi rendi le cose un po' più complicate. Ok, da un po' le botte con la testa, che ci fa un favore a tutti. Raga, mirare a quel coso col pad è un'impresa non da poco, non da poco. Teniamo in conto questo, perché... Oddio, sei più arrabbiato che mai. È terribile tutto ciò, come sempre. È assolutamente terribile! E che palle! Che palle! Aia! Mamma mia, raga, come stritola! Raga, mirare a quell'affare, ripeto. Cioè, solo quando è così, cioè, si ferma. Perché se no, non è possibile, veramente. E vai. E dai che se lo riporta dentro quello schifo. Mi vedo abbastanza in difficoltà. Non vorrei dire signore e signori, ma non ho spray medici. Mi tocca curarmi di nuovo così. Oh! Attento, bello, attento. Attento! Amore!
male, bastardo. Oh! È così che ti voglio. Ok. Bravo. Direi che è il momento di approfittare. Oddio. Guarda, se fosse rimasto più a lungo sarebbe stato fantastico, ma... No, raga, niente, continuo a mancarlo. Cioè, non è possibile mirarlo mentre si muove col pad. Non è possibile proprio. Cioè, quando riesco a colpirlo è praticamente tipo un miracolo, ragazzi. Non vorrei dire, ma... Ok. Ragazzi, cioè, da quello che noto comunque pure la difficoltà normale fa sudare, fa sudare. Oddio, no, con le sue manacce, no, ti prego, ti prego, ti prego, non mi dica che mi ripia. Non mi dica che mi ripia, ti prego, ti prego, ti prego. Allora, mi nascondo nella casetta. Cioè, fa sudare, signori, eh. Ce la possiamo fare? Raga! Cazzo. No, dai, l'ho premuto, cerchio. Cioè, prima non l'ho premuto, lo ammetto, ma adesso l'ho premuto. No, 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 no. Oddio. Situazione critica, signore e signori. Troppo critica. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Fatto strabene, tra l'altro, sto mostro. Cazzo. Oddio, no, si continua a agitare. Stavo per diventare una frittella. Bene. Diamante giallo. Raggiungiamo la chiesa. Bello il mostrone. Raggiungiamo la chiesa. Sto cercando di raggiungerla da 3 settimane quasi. Eppure siamo ancora qua. Uff, mamma mia che fatica. Il caro lupo, ragazzi, che ne diciamo del caro lupo? Che ci ha dato una super mega manona fantastica. Bello, dove sei? Grazie. Che ci ha aiutato, quanto è bello. Allora, non lo vedo dovunque esso sia, ma gli voglio tanto bene. Comunque ci ha dato una manina, dai. Ok, è di qua che dobbiamo procedere. Munizioni pistola. E andiamo. Mi chiedo, riusciremo davvero a raggiungerla sta chiesa? È ovvio che ce la faremo, ma... Regà, che sudata. Cioè, te lo fanno sudare, eh? Oddio, che altro c'è? No! No, quanto sono brutti! Una maledizione. Pure i cani sono geneticamente modificati, Dio santo. Oddio, se lo posso finire così? Oddio. Mamma mia, lo schifus. Chiesa, finalmente. Ah, ci siamo. Wow, che marchingegno incredibile. Oh, finally. Finally. Ashley Graham, voglio aiutarti. Sì, penso che anche lei voglia essere aiutata. Leon. Ok, munizione a mitragliatrice che ovviamente non abbiamo ancora. Vogliamo un po' tutto. Qua c'è altro, possiamo aprire qua sotto. Manopola blu. What the fuck, che me ne devo fare? Una manopola blu trovata nella chiesa, quindi non mi dice altro, aspetta però. Ok, i Resident Evil insegnano, ragazzi, che è bene sempre esaminarli gli oggetti. Comunque, aspettate, allora, qua al centro. Saltare, ci dà qualcosa? No, non c'è un cavolo. Ci danno una piccola chiave per aprire eventuali cassetti. Ah, ma tu guarda un po'. Scommetto proprio che manca una manopola blu. Qualcosa mi dice. Ecco fatto. Oddio. Cioè, ragazzi, sti enigmi sono... No, vabbè. Cioè, sono da uscire di testa. Cioè, io come cazzo... Aspetta, allora. Ok, allora, forse col verde ci dovremmo essere. Più o meno. Raga, è difficile, pure questo. Ok, pure col rosso forse dovrebbe essere giusto così. E col blu forse così. Oh,
Mamma mia. Allora, che a volte io vedo le cose forse pure un po' più complicate di quello che sono veramente, perché ero subito in panico magari a dirmi che non ce la posso fare, quando invece ce la posso fare, ovviamente. Per cui andiamo avanti. Che fatica, che fatica, che fatica tutto. Ashley, sei qui? Mi sa di no. Se fosse qui, forse ci avrebbe risposto, avrebbe urlato, avrebbe fatto qualcosa. Oh, e sto vecchio telefono? Sigma Gamma. Posso fare niente, vero? È rotto. Qua niente, ci servono... ci serve la seconda persona, ovviamente. Quindi proviamo ad andare dall'altra parte. O forse entrare a questa porta. Sarebbe meglio. Ashley. Ashley Graham, sei qui dentro? Ehi! Lasciami! Ascolta. Ehi, vacci via! Mi chiamo Leon. Sono qui per ordine del presidente. Niente, non ne vuole sapere, non si fida di noi. È pericoloso là fuori. Mi devi dare retta. Che succede? Laggiù. Credo stiano venendo. Oddio. Credo stiano venendo per te. Ecco, questo già ci ha intercettato. Manca il tempo d'arrivare. Non la vogliamo, non crediamo in questo genere di religione. Stanno arrivando per noi, davvero fantastico, meraviglioso. Bene ragazzi, bene. Benissimo, allora quindi pure oggi siamo riusciti a fare un capitolo. Io direi di continuare così di volta in volta, a meno che comunque prossimamente non dovremo trovarci ragazzi di fronte a capitoli un pochettino più lunghi. Magari questo me lo potete suggerire voi, però direi che così è comodo, perché almeno non spezzettiamo, cioè ragazzi, i video in momenti che stanno appunto in mezzo ai capitoli. Visto che c'è questa comodità della suddivisione in capitoli, direi di sfruttarla anche per i video, se ovviamente per voi va bene allo stesso modo. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.